Ok, rieccoci. Allora, non mi ricordo assolutamente più tanto per cambiare dove eravamo arrivati. I'm gonna stick you. Have a taste of my Questi blade. qua. I'm gonna stick you. Allora, qui bisogna un attimo vedere se possiamo lasciarli lì oppure conviene farli fuori. Se mi attaccano qua. Taste of my Ho blade. seri dubbi che riescano a fare a combinare qualcosa. Se attaccano qua, ho altri seri dubbi, però non mi costa niente uscire con il mio esercito. My king, honor and glory. Almeno I'm gonna stick you. questi, che Have a taste of my mi sembrano un blade. pelo ridotti meglio. Oddio. Non direi, non lo I'm so, gonna insomma. stick you. I'm my king. Aye, lord. We march to battle. Glory and honor, leading the men with Allora, qua prendiamo un I, generale my liege, I nobles, e lo honor, mettiamo my qua, lord. se ci riesco. Marching now. I nobles, honor. By your will, sire, we shall engage. Che dovrebbe. We march Ok, to così battle. riusciamo a mantenere un attimo l'ordine decentemente per questo turno. Poi mi pare che stessimo assediando da qualche parte. Sì, che si arrenderanno al prossimo turno. Noi abbiamo anche degli elfi ad aiutarci. Questi non sono evidentemente gli elfi. I would fight for your people as if they were my own friend. Lo spero per te. Vabbè, direi che possiamo dare una controllata un attimo se possiamo fare qualcosa di utile. Beh, qui sono troppo lontani per fare qualcosa, per reclutare delle unità. Mining network possiamo anche farlo, eh. Non abbiamo nulla. Qui abbiamo un hack thrower che non è male. Qui dubito che abbiamo qualcos'altro. Sì, infatti abbiamo dei minatori, quindi niente. Fine turno. Adesso usciranno i difensori. Anzi, mi attaccano da fuori, quindi meglio per me. Non mi aiutano gli elfi. Vabbè. Se faccio una battaglia, ho delle balliste, sì, però. Cioè, non sono molto divertenti da vedere queste battaglie, neanche da fare, a dirla tutta. E noi proviamo a fare l'auto. Abbiamo preso 110 uomini, però bene o male li rifaremo, non è un problema. Dov'è che era la mia spia? Forse era dalle parti di Goblin Town. Allora, andiamo qua. Sì, infatti. Qua ne hanno di roba, eh. Ed è un posto che dovremo conquistare prima di arrivare a Moria, quindi. Sì, insomma, dovremmo farci un esercito un po' più serio rispetto a quello che abbiamo adesso. Questa spia deve andare su di qua. Warren Warriors, la mia capitale. Non credo che li lascerò. No, beh, posso lasciarli perché comunque sono in garrison, quindi mi va bene. Questo qua si sapeva. Abbiamo finito il brothel. E non possiamo fare nient'altro. Prendiamo My questi king, e facciamo fuori, o marching to quantomeno battle. leviamocelo dalle Victory. scatole. Non possiamo reclutare nulla, ma dobbiamo sicuramente fare questo. Dwarves, in teoria abbiamo un po' di cose. Meno i Warriors possiamo reclutarli. Perché poi qui Goblin Town è una città.
Insomma, penso almeno. Non avrebbe senso che fosse diversamente, quindi non possiamo affidarci a quello per fare unità. Quindi probabilmente useremo Framsburg. Se tutto va bene. Qui non abbiamo più la nostra... Cioè, non vediamo più dove sono gli altri. Direi che dobbiamo reclutare una spia. O se non ne ho una già da queste parti, ma ne dubito. Qui non c'è, qui non c'è. Qui non c'è, se non è... No, ma ce l'avevamo, sì, mi pare. Siamo alleati con questi? No. Non avevo una spia che guardava? È qua. Allora. Potrebbe valer la pena di prendere questo, questo territorio, perché ci porta ad avere altro, cioè ancora più territorio in confine con l'Eriador. Quindi commerciare dovrebbe essere più facile, cioè anche più vantaggioso, diciamo. Il problema è che è un'area che non mi interessa particolarmente, perché comunque è un'area di ribelli, quindi non me ne frega più di tanto. Mi interesserebbe trovare un insediamento interessante degli orchi di Gundabad, in modo da avere... Abbiamo trovato quello, sta andando su di qua, quindi proviamo a seguirlo, a vedere se c'è qualcosa. Ma che roba... Quanto cavolo è grande, allora? Sto dicendo delle stronzate. Pensavo fosse un'area di ribelli, ma non è un'area di ribelli in realtà. È che il colore che abbiamo, il colore dei nani è piuttosto simile, quindi mi confondo. Qui possiamo alzarlo, almeno normale. Credo che non dobbiamo fare nient'altro. Conviene reclutare un po' di cose qua, intanto che possiamo, così almeno le poi le porteremo avanti. Reclutare delle balliste? Upkeep è 180, quindi non dovrebbe essere un grossissimo problema. Abbiamo bisogno di balliste, parliamoci chiaro. Quindi dovremmo cercare di... proviamo a vedere se riusciamo a farle arrivare là in tempo utile. Tre robe... Vabbè, qui abbiamo un warrior. Cosa che mi dà fastidio, diciamo così, di Medieval è il fatto che avendo la necessità di avere le tecnologie in una città per poter fare il retraining delle unità, quindi riportarle al massimo numero di uomini, qui me ne frega niente, in un certo senso ti spinge ad utilizzare unità non le migliori che potresti utilizzare, no? Perché poi sono ovviamente più difficili da... da riaddestrare. Nato un altro bambino con la barba. Pig Factory, buono. Così abbiamo una crescita decente, nonostante abbiamo high tax rate. Balista Mega cosa mi sbloccherebbe? Niente. Abbiamo fatto un po' di cose. Allora, Kibble Doom ha fatto gli extra rovers, che rimangono qua per il momento, poi probabilmente li manderemo avanti quando avremo un gruppetto interessante di nani. Qui abbiamo fatto le balliste. Io le manderei. Mettiamoci anche un warrior per sicurezza, ma non dovrebbe essere troppo mortale la cosa. Ok. Qui abbiamo una spia. Agents. Abbiamo reclutato un'altra? Sì, vabbè, non è male come idea. Perché sono comunque aree molto ampie, quindi abbiamo bisogno di di avere più spie, insomma. Questo qua va in quest'area qua sopra. Questa strada invece va Nord Arthedane, quindi ci arriveremo anche con questo. E questo può andare a nord. Non è, diciamo, il territorio, il terreno, sì, insomma, la città che mi interessava.
Perché ovviamente vorrei una base per poter far partire un'invasione seria. Poi ha la capitale che è qui. Che non... no, sì, dovrebbe essere qua. Non mi ricordo come si chiama. Il nostro diplomatico dove diavolo è? È arrivato a Gondor e poi cosa che ha fatto? Allora, vediamo con chi siamo alleati noi. Non con la contea e non con gli elfi alti. Quindi andiamo verso gli elfi alti, anche se probabilmente morirà prima di arrivarci. Sono abbastanza convinto di aver già detto sta cosa, quindi probabilmente ce l'avevo già mandato, ma per qualche motivo si è bloccato. E qui la nostra spia è meglio che arrivi su in fretta, perché devo portare delle torri di vedetta qua. Aspetta che adesso non sembra che non ci sia nessuno. Facciamo una cosa furba intanto che siamo qua. Abbiamo 150 ex... sì, vabbè, gli ex-rovers. My lord. My sire. My king. Siamo abbastanza ex-rovers tutto sommato, eh. Prendiamo questo qua. My lord. Che lo rimanderemo indietro per fare un attimo di retraining intanto che non abbiamo altro modo praticamente. Questo e questo vanno verso Danes Oaks. E Gimli con questi va un attimo su qua, perché andrà a pezzare una torre di vedetta qua. In teoria li vediamo comunque, però è importante avere comunque un attimo di visibilità. Killy probabilmente a questo punto lo porteremo verso il basso. E una torre di vedetta andrà messa anche qua comunque. End of two. Vabbè, ovviamente abbiamo perso dei soldi, ma finito la brewery, quindi fra un qualche secolo potremmo fare qualcosa in questa città. Abbiamo reclutato Kibildum, il Dwarven Warriors, che è questo territorio qua, e Danes Hall Ex-Rowers. Bene. Ok, ora, te, vabbè, vai qui, pezzi una torre. Poi vai giù di qua. Qui dove finiscono i miei territori, finiscono qui. Mettiti qua, così almeno noi non andiamo a correre in una sorta di imboscata, cose del genere. Qui abbiamo la nostra spia. Questa strada va verso il prossimo insediamento degli, della contea, quindi... niente di interessante qui. C'è una strada? No. Non ci sono strade, non c'è niente. Angmar, questo qua è già il territorio della capitale, quindi probabilmente non c'è proprio niente prima della capitale. Mi fa poco piacere, perché mi sarebbe piaciuto avere un esercito a quel punto. Qua cominciamo a portarli giù. Tanto non c'è pericolo, perché ovviamente no, per avere un attimo di una linea di rifornimenti a livello di truppe abbastanza buona, è utile avere una città sufficientemente sviluppata vicino al a dove parte l'invasione, no? Però apparentemente non abbiamo modo di farlo da quella parte almeno. Questo qua è abbastanza buono. Non è particolarmente leale, però mi va bene lo stesso. My lord. March. Aspetto a non li recluto, perché almeno quando arrivano posso reclutarli subito, non devo aspettare dei turni. My king. Forward.
Ok, qui, qui vediamo se abbiamo trovato. Potrebbe essere quell'esercito che abbiamo qua sconfitto. Abbiamo fatto scappare, non sconfitto. Qui c'è un esercito abbastanza grande, anche se sono sempre Snaga, quindi niente di importante. Qui c'è un altro territorio. Qui dove stiamo andando ad Angmar, quindi capisci che molto probabilmente ci sarà qualcosa. E sono abbastanza convinto che ci sia il Garrison Script ad Angmar. Possiamo fare qualcosa qua? Brewery. Abbiamo interesse nel fare una brewery? Sì, abbiamo interesse nel fare una brewery. Ok. My king, move out. That'll do him today, sire. Direi di finire il turno. Comunque, sempre tornando al discorso dei rifornimenti, ci sono principalmente due modi. Voi potete o continuare a buttare fuori reclute ed utilizzare e mandarle, diciamo, al fronte e poi utilizzarle per sostituire quelle che le unità. Hanno perso i Mladris. Comunque dicevo, o li mandate avanti delle reclute fino a lì, e poi fondamentalmente li usate per riempire le vostre unità già veterane, oppure dovete cercare di, come ho fatto qua, mandare diciamo riempire più unità possibile e mandare quelle mezze sfasciate indietro. In genere io cerco di fare tutte e due, perché penso che funzioni meglio. Qui facciamo la nostra torre di guardia. Adesso Kili va giù. Io una torre di guardia qui la metterei lo stesso, anche se sono elfi. Non si sa mai che perdono ancora il territorio. Cioè, prendono ancora. Di per sé è abbastanza comune che gli elfi alti perdano la capitale. Almeno, questa qua dovrebbe essere la capitale. A meno che non ce l'avessero da qualche altra parte. Comunque è abbastanza facile che perdano i Mladris, perché è in un posto balordo, obiettivamente. Kibildum. Non sono troppo felici. Facciamo un altro di questi. Qui stanno andando. Qui vediamo se troviamo qualcosa. Ok, che è Karnadum, che è sì, la capitale. Non è che abbiano particolarmente... Non è che sia particolarmente difesa, però come ho detto c'è molto probabilmente il Garrison Script. Ora io non so se qua sopra ci sia un altro territorio. C'è un altro territorio ribelle questa volta, ma ho dei seri dubbi che sia utile. Quindi o c'è qualcosa qua in basso. Ma ho dei seri dubbi. Pur dovremmo arrangiarci, magari passando invece da questo lato, ecco. A questo punto siamo quasi più vicini con Framsburg. Questo qua non è ancora arrivato, probabilmente l'abbiamo già mosso questo turno. Qui possiamo reclutare qualcosa, però. Aye, Lord. Move out. Così. Facciamo anche così. Diamo un'occhiata in giro. Direi che non c'è niente da fare. Che bella fiora. Ok, abbiamo finito il mining network. A questo punto non abbiamo nient'altro da fare. Finito la brewery, non abbiamo nient'altro da fare neanche qui. X-Throwers che sono finiti a Dane Souls, quindi sono quelli che ho... No, è retraining, quindi niente. Gimli si è sposato.
torniamo qua a controllare un attimo. Facciamo così. Poi te ne torni indietro. Qui ci vorrà un po' prima di renderla utilizzabile questo territorio, ma comunque noi nel frattempo continueremo a spingere avanti nei limiti del possibile. Aspettiamo ancora un turno qui. Potevo muovere le spie. Sono dimenticato. Beh, non è morto nessuno, credo. Mordor. Rune non mi pare che si sia mossa. Cioè, nel senso, non ha mai... non ha mai cercato di attaccarmi per il momento. Tra l'altro, no, ok, niente, non hanno... il fronte qui non è cambiato. Me ne frega niente, a Mordor gli emissari non ci rimando. Finito gli X-Rovers qui, quindi dovrebbe essere sistemata l'ordine pubblico. The Insol, Infinity Warrior, quindi li porteremo avanti. Relazioni migliorate con gli elfi silvani. Prendiamo qua questi tre. Abbiamo un esercito decente? Non proprio. Le parte che tanti li abbiamo qua dentro, quindi... dov'è la mia spia? Perché allora qui, vabbè, è già Gundabad. Se hanno perso i Mladris, beh, potremmo prendercela noi. Ed è sufficientemente vicina per essere utile qui. Sufficientemente vicina, tutto sommato, per essere utile qua. Quantomeno non troppo lontana, anche se comunque il nostro obiettivo primario è prendere Mori, ovviamente. Dobbiamo darci un'occhiata. Fra poco dovrebbe anche arrivare la nostra diplomatico. C'è il Mountain Fort che non ho mai capito che cavolo serva sto posto, perché è inutile. Altre cose che possiamo fare qua, dubito ce ne siano. Diamo un attimo un'occhiata prima di finire la parte alle costruzioni, ma sì, ok, avevamo finito questo qua, ma non c'è più niente da fare. Muoviamo le spie stavolta. Più che altro mi interessa quella verso il basso, perché questa qua, bene o male, non è che può andare chissà dove. Vai un attimo qui, ma se riuscissi a trovare... questa qua è una strada, sì. Che scompare, no, va su. E torno indietro qua. No, qua forse andava avanti, vabbè, non si vede neanche. Comunque, per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. E al prossimo video, ciao!